amico! Ma che bello! Dove è stato tutto questo tempo? Sono stato in giro, ho fatto il giro della Sardegna in deltaplano. Due anni sono stato. Come due anni, scusi? E c'è un vento della Madonna, volevo scendere, non riuscivo mai a scendere. Ho dovuto sparare il nonno con un cannone e mi ha recuperato. Vabbè, porca comunque, di quella bene troia. Amico, è un grazie, onore. Ciao. Che brutto. Cosa? Buonasera, credo. No. Sei Inuit? Cosa sei? Non è eschimese. Sei del Montenegro? Cosa? Questo qua già mi fai cattare una bastonata. Ci morro. Già, con quella lingua fuori, uno schifo. Dico, ma lei si intende di vini? Si intende, ma stai scherzando? Si vede da quello che ha al collo, guarda. Questo qua è un decanter. Sì, sì. Tipico del sommelier, cioè, esatto. Per degustare. Abbiamo studiato in una zona particolare della Sardegna, la Sassarategna. Ah, certo. Sì? Sta vicino a Urru Ugunagara, sì, a Tania. Chi non la conosce? Esatto. Qua si mette dentro il poco vino rimasto, vedi? Sì, sì. Nel decanter, sì. E poi si fa un ammischiamento, sì, tranquillo, e, poi? E lo si fa assaggiare a quello che c'è. È per dire. Signor Nico, una curiosità: invece, quando fate pipì, dove la fate? Vabbè, ci hai preso per dei trogloditi! Qua dentro, è chiaro! Che tra l'altro prende quel retrogusto! Sì, il vino! Mi piace il vino! Decanta il vino così, ecco! Ma non siamo qui per far ballare la scimmia! Ah, no? No. Come si dice da noi! Peccato, perché ce n'è una in giacca bianca! Allora, ci dica quel bianco cos'era! Allora, non lo posso sapere. Come? La nostra tecnica è molto più raffinata, esagerata. Ah, si dice sattaraghigna. Sì. Ah, certo. Come lo assaggia lei? Noi prendiamo una qualsiasi bottiglia, sì, già evaporata. Già evaporata. Esatto. E cosa fa? Ci fa... Ma cos'è? Ma come? Cos'era? È un Sassicaia del 96. Ma è giusto? Risposta esatta! Ma è bravissimo! Sì, sì, sì. Insomma, ho studiato mica poco. Ah, bravo! Sentiamo. Questo è un Beaujolais... Del 91. Sì, oh, giusto. La troia, magari bevi un po', dai. No, vabbè, diciamo. Comunque no. Non solo io, ma il nonno ha una tecnica avanzatissima. Ancora più avanzata. Per la c'è anche il nonno. Sì. Nonno. Buonasera. No, il nonno. Bomba, bomba, bomba. Hai contato le letterine? Su tu, una malaga, rasia, su una carra, patanna, su chino, niu. Ma cosa gli ha detto, scusa? Basta. Ah, beh. Basta perché non che bella lingua il sardo. Sei venuto qua per una cosa particolare, eh? Samaraia, allora, prendi e riconosca questi vini. Che vino è questo? Sarà questo. Vediamo. Dove? Che tecnica, che tecnica. Barbaresco del 31. Risposta esatta. Bravo, bravo. Questo così. Anche così? Perché c'è il davanti e il dietro, certo, attenzione. Certo. Questo? Mio amico, guardi che si è appena ripreso quell'uomo lì. Ma porca di quella troia. Ma lasciamo. Deve dar fastidio. Ma porca, beh, che vino era, nonno? No, sapeva di tappo, questo no. Colonio, vorrei assaggiare uno anche lei? No. Senti, assaggi, lo assaggi. Sì, 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 lo assaggi. Che vino è? Allora c'ho Daghese, Pasaghella, Parrazzanna, Apino, Gusunilla, sì. Massina, Cassacarragno, sì. Franco, Parignalala. C'ho a casa mia! A casa sua! Nel mio nuraghe, non lo vedi? Ah, sì, ma è una strana stanza, non la siamo conosciamo. Siamo nella salone della scienza e della tecnica. Sì, che lei a casa sua ha un salone adibito alla scienza e alla tecnica. Un salone adibito alla pesca, un salone di un sacco di roba. Tutto nel suo nuraghe. Volete che vi faccio vedere? No.